Pensando ad elezioni Brexit, Boris Johnson si butta sui succhi di frutta. La regina Elisabetta e Carlo d'Inghilterra salutano Emmanuel Macron. Tra gli ospiti anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Quindi è la volta di Donald Trump e Melania a essere accolti dalla regina, da Carlo e Camilla. Sono alcune delle istantanee della festa di Buckingham Palace per i 70 anni della NATO. Dietro i convenevoli e l'apparente allegria si nascondono neppure troppo bene le rughe del patto atlantico, segnato da preoccupazioni e divisioni. Tra i problemi l'offensiva della Turchia in Siria, la dichiarazione di Macron su una NATO cerebralmente morta e l'imprevedibilità di Donald Trump sull'impegno degli Stati Uniti nella NATO. Macron e Trump, ad esempio, non perdono occasione per punzecchiarsi. Vuoi dei simpatici combattenti dell'ISIS? Posso darli a voi, Puoi prendere tutti quelli che vuoi. Siamo seri. Il gran numero di foreign fighters che avete provengono dalla Siria, dall'Iraq e da tutta quella regione. Il tuo problema numero uno non sono i foreign fighters, ma sono i miliziani dell'ISIS, che sono ancora là e sono sempre di più a causa della situazione attuale. Questo è il motivo per cui sei un grande politico, questa è una delle più grandi mancate risposte che abbia mai sentito. E dal numero 10 di Downing Street all'improvviso sbuca Erdogan. L'attacco della Turchia in Siria, respingendo i curdi, è considerato una minaccia all'unità dei 29 paesi membri della NATO. Dopo un incontro a quattro, Macron, Johnson, Erdogan e Merkel rilasciano una dichiarazione comune. I leader hanno assicurato che lavoreranno per creare le condizioni per un ritorno sicuro, volontario e sostenibile dei rifugiati e che la lotta contro il terrorismo in tutte le sue forme continua. Ma la Turchia minaccia ancora di bloccare i piani di espansione della NATO nel Baltico se le milizie curde non verranno riconosciute come terroristi. È un problema superabile, dice il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg. Ci sono diversi punti di vista tra gli alleati della NATO, ma abbiamo in atto piani per proteggere tutti i paesi baltici, la Polonia e gli altri alleati. Le celebrazioni per i 70 anni della NATO, ospitate a Londra nel bel mezzo della campagna elettorale, sono state una calamita irresistibile per ogni genere di manifestazione davanti a Buckingham Palace. E a quanto pare, il più contestato di tutti è Trump.